Siamo in compagnia del padrone di casa Graziano. Una prima serata è andata molto bene, tanta gente, tanto divertimento, direi che la prova che hai tentato di fare, la prima serata è andata a gonfie vele. Ma la prima serata è andata bene, siamo alla serata inaugurale, è andata bene, la prima serata anche, adesso stiamo a vedere in seguito, speriamo bene, speriamo che il pubblico risponde, noi stiamo offrendo tanto come spettacolo, come artisti, ogni settimana ci sono artisti nuovi, speriamo che questo con Trieste risponda, dai. In un'intervista recente tu hai dichiarato un po' che questa è una prova, è un ritorno al passato del Cariò, ma un ritorno al passato in tutti i sensi, perché questo tipo di varietà è un po' superato e quindi era una scommessa quella che tu hai tentato di fare insieme alla tua dolce metà Leonora, che in questo momento ci sta riprendendo, insomma, e la ringraziamo, perché come abbiamo sempre detto, dietro un grande uomo c'è una grande donna, per cui insomma, e in questo caso anche dietro una telecamera c'è una grande donna. Quindi anche la volontà della gente è un ritorno al passato, effettivamente questo è ben visibile. Ma sì, diciamo di sì, diciamo che sembra che cominci a piacere, insomma, che riscoprire le cose nuove, però vecchie in un certo senso, possa essere anche un po' un'opportunità. Questa è la seconda serata, ce ne saranno poi anche i prossimi sabati, perché un triestino dovrebbe venire al Carillon e anche magari fare un annuncio ai diversi triestini e non ad affollare anche i prossimi sabati. Ah, diciamo, prima cosa per vedere questa nuova esperienza, questo nuovo prodotto che propone il Carillon. Poi se è una cosa che piace, ritornarci, almeno per curiosità, per dare un giudizio se è una cosa che piace o non piace. Noi ci mettiamo il massimo impegno in tutti i sensi, sia a livello economico che a livello anche lavorativo, perché è un impegno non da poco, e speriamo di una buona riuscita, almeno per questi due mesi, e poi per un nuovo boom che si riprenderà con l'ottobre. Allora, ringraziamo Graziano e invece i nostri spettatori auguriamo buon divertimento con tutte le varie esibizioni della serata. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Internazionale anche lui, sai chi è? No. Ettore Pareva. Le sa? Cagnesco. Sì, sempre Cagnesco, però non ho capito mai il senso. Lo presenti in Cagnesco? Ok. Ladies and gentlemen, please welcome Daniel Renner. Eccolo qua che è arrivato Daniel Renner. Good evening. How are you doing? My name is Daniel. So pleased to meet you. Oh, pleased to meet you as well. I'm sorry. I'm a cello. Come va? Ha fatto buon viaggio? Well, I had to take a flight and everything was retarded. I was late. Everything was a shit. Ah, ok, ha detto che ha trovato Trieste molto chic. Yeah. And still people here keep walking sad. Just like you, and they were so boring. Yeah,
They were so boring. Ah, sì, sì, ha detto che qua manca Bodhi, quindi si è adattato insomma alla situazione, no? Yes, yeah, yeah. Ma durante il viaggio, quando è venuto qui, insomma, ha ammirato Barcola, le nostre bellezze nel mare. Well, I had a rough time. I didn't like the people. Ah, ok, sì, beh, per forza, si è fermato da people. Era normale, insomma, no? Prendere un gelatino, vero? Yes. Yes. What's your name? My name is Daniel. È l'unica cosa che so, mi dia conforto. My name is Daniel. Che ne pensa della nostra superetta russa? Oh, she's so cool. Mm? Really, really cool. She is. Cool. Mi lascio soli? No, можно. Ah, sì, vado. Можно? I don't understand. Ah, può parlare in americano con lui? Sì, хорошо. Ah, continua a parlare russo? No, capisco. Ah, sì, sì, no, capisco, anche io non capisco. Figuriamoci. Daniel Renner, io voglio sentirla cantare perché lei è una star. Yes. Non è convinto. No, no, ma he's talking about. Le lascio il microfono, lì è troppo simpatico. Ammazza, oh, come sono forti gli americani. Oh. Thank you. Under my skin.
appuntamento settimanale col direttore artistico, nonché paiazzo dei paiazzi, come ti abbiamo... Bravissimo, bravissimo, capocomico, capocomico, che non vuol dire che fa più ridere degli altri, è quello che coordina gli altri comici. Questo è un po' la telenovela, cioè le telenovela... Il proprietario qui del locale che ci sta facendo gentilmente le riprese, infatti ci sta inquadrando solo le gambe, sai, non... Beh, perché devo dire che sono belle, le palestre sta facendo scelta. Cioè, ho delle belle scarpe anche. Allora, oggi con una splendida giacca bianca. Non ci spostiamo. E un commento sulla prima serata, grande successo, ho visto il feedback, è stato molto positivo, per cui il format ha funzionato, è entrato subito nei cuori dei clienti. Sì, sì, funziona innanzitutto anche perché cerchiamo di far debuttare anche dei giovani, degli sconosciuti. Questa sera ad esempio c'è un certo Gatto Vincenzo che lavora con il Teatro Comunale di Monfalcone e lui si esibirà come imitatore, quindi lo metteremo alla prova del pubblico. Un ragazzo molto giovane, ha 19 anni e quindi... insomma bisogna sostenerlo in questo primo avvio. Poi abbiamo anche una ragazza sempre di 19 anni, si dice così, no? 19 anni, quasi 20, che si cimenterà nel ruolo tipico della soubrette. Un po' l'obiettivo è quello magari di farli vedere e debuttare tra speriamo tra pochi mesi, ma tra qualche anno, i palcoscenici molto più importanti. Non che ovviamente Carriondo lo sia, è molto importante, però in Rai, Mediaset o comunque in teatri nazionali di primo livello. Questo deve essere un po' il lancio, ecco, un po' come il settore giovanile delle scuole di calcio. Sì, sì, ma infatti a Trieste non c'è molta soluzione, no? Per potersi esibire, quindi i giovani sostanzialmente cosa fanno? Devono andare a fare dei provini fuori Trieste o a Milano o a Roma, e qui abbiamo la fortuna di in sostanza di far partire anche una sorta di laboratorio dove appunto scegliamo dei giovani, li possiamo sperimentare innanzitutto noi e poi loro potranno iniziare in qualche modo una eventuale carriera. C'è già un punto di partenza ben solido. Tra l'altro questa prima programmazione intende ospitare dei giovani emergenti della regione, quindi abbiamo all'incirca 5-6 sabati, dopodiché inizieremo anche a portare degli ospiti più importanti. Ringraziamo Marcello, in bocca al lupo e buono spettacolo. Crepi al lupo. E ci vediamo la settimana prossima. Sì, sì, sicuramente. Andavo per la strada circa l'1:33, l'altra volta mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incontro un bel mammifero modello 103. Che bambola. Bambola. No, ma guarda, lo sketch non era così. Cazzo, 4 ore di prova ieri, buttate via. Dovevamo trovare uno del pubblico che fischia, poi in caso interveniva lei, ma visto che lei è un esibizionista nato... Sono sotto gli effetti di psicofarmaci. Lo so che sotto gli effetti, mamma mia, mamma mia. No, io volevo trovare un fischiatore di donne, come quelli di una volta. Sta il pubblico, esiste? Il marito della napoletano, il fidanzato, il compagno, sa fischiare lei? Sì, perché lui mi va fuori tempo, questo è il problema. No, perché tu... no, mi va veramente, cioè non, questo mi blocca una. Allora, quando io dico me la nopera sta quando incontro un bel mammifero modello 103 faccio il cenno e che a me non viene, che bambola, e poi andiamo avanti, facciamo a nudo il fischio così a... Vabbè, ma che sta cosa qua? Ma è come una cosa moscia, eh? Una cosa molto... Ma è così anche in intimo, no? Guardate che non viviamo tempi felici, eh? Tra le unioni civili, le cose... Cioè, a me sembra che nel mondo qualcosa... Cioè, nel mondo è già cambiato, pure in Italia le cose stanno cambiando, eh? E voi signori, così tutti belli compassati, che è successo? Non avete litigato, no? Che vivevo così assorti. Mi raccomando, ci dobbiamo divertire. Le sa fischiare? Lei sì? No. Ah, ho pensato, ha detto ok. No. Ah, ok, non so fischiare, ma perfetto, è il contrario la cosa, ne manco. Niente, schiavone, faccia lei, purtroppo deve fare lei, va bene, maestro, prego. Uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Mi sembra un bel sito di magnifico.
c'è bambola. Ehi, individuo piccola, tan tan tan, lo fa la stupida. Sai, io sono volubile. Se non mi prendi subito, tu perdi l'occasione. Risponda poi mi squadra, come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia, come occhi il gran campione. Finta il mio stradisci di sinistro e mi incolla ad un lampione. Che spentola! Sai com'è? Ci penso sopra e decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, lei a botte sai che fa. Implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. No. Allora, la dottorina domani. Che bambola! C'è stato un signore russo prima, poi se n'è andato, ha detto ma mettete qualcosa di russo, prego dai, giusto 4 secondi e facciamo contenta lei, che viene da lontano. Com'è? Vieni carino, venga, improvvisiamo. Signori e signori, i nostri artisti con la nostra passerella Tatiana Malaga, prego, passerella. Tania.